Ciao e benvenuti in questo video. Io sono Sara e sono una fashion stylist e una consulente d'immagine. Oggi torno con un video dedicato un po' allo shopping di lusso, o meglio, quali sono quegli aspetti da considerare quando vogliamo investire in un capo o in un accessorio di lusso. Secondo me, infatti, è molto importante farsi prima delle domande. Tante volte sottovalutiamo l'acquisto, compriamo perché ci piace, ma non pensiamo poi all'utilizzo che ne faremo, alle sue rifiniture, al suo materiale, tanti aspetti che secondo me invece sono assolutamente da tenere presenti. Ovviamente questi sono un po' tutti i punti che considero io, anche se in prima persona non ho mai acquistato qualcosa di estremamente costoso. Infatti, per questo ti chiedo poi di scrivermi nei commenti se tu hai avuto un'esperienza di acquisto di lusso, quali sono invece gli aspetti che tu tieni presente, che hai provato in prima persona sulla tua pelle. Se ti sei pentita dell'acquisto perché appunto non avevi valutato bene tutto a 360 gradi, o se invece rifaresti assolutamente quell'acquisto. Iniziamo dal mio primo consiglio, che penso sia il più semplice, forse anche un po' scontato, ma tante volte si sottovaluta o comunque non gli si dà la giusta importanza, ovvero chiedersi quanto andremo a utilizzare ciò che stiamo comprando. Quando compriamo qualcosa di lusso, quando investiamo in un accessorio o comunque in un capo di lusso, secondo me è fondamentale chiedersi quanto effettivamente lo andremo a utilizzare, per quanto tempo potrò utilizzarlo durante il corso dell'anno. È un accessorio, un capo solamente estivo, quindi che potrò utilizzare 3-4 mesi, ne sono consapevole. Oppure è un accessorio che potrò portare da settembre a giugno, o è un capo invece prettamente invernale, quindi mi va bene che potrò usarlo soltanto quei 6 mesi durante l'anno? C'è una proporzione tra prezzo e utilizzo, oppure costa troppo per quello che andrò a utilizzarlo? Secondo punto, secondo me fondamentale nel momento in cui ci chiediamo quanto lo utilizzerò, è tenere presente il nostro stile di vita. Quindi non soltanto quanti mesi potrò utilizzarlo, ma chiedersi proprio rispetto a quello che è il mio stile di vita, quindi la mia routine o comunque i miei impegni. Questo capo, questo accessorio rientra perfettamente in quella che è la mia vita? Se per esempio sono una persona che lavora 5 giorni su 7 e che su quei 5 giorni su 7 utilizza un certo tipo di borsa, ovvero una borsa, non lo so, maxi, grande, dove ci entrano documenti, computer, quello che vuoi, e voglio investire invece su una mini bag. Quella mini bag la utilizzerò abbastanza per spenderci tot soldi? Poi ovviamente questi consigli sono per chi può, si fa un regalo una volta ogni tanto, comunque è il primo acquisto di lusso, per questo secondo me conta davvero molto pensarci. Se invece sei una persona che si può permettere già più acquisti di lusso e quindi, non lo so, una volta ogni tot si fa un autoregalo, allora là parliamo di un altro tipo di spesa dove possiamo sicuramente dare più libertà, più espressione anche, e quindi in qualche modo sbizzarrirci di più anche poi con gioielli, capi o accessori che magari possiamo indossare di meno una volta ogni tanto, ma perché possiamo farlo? Se invece appunto è un acquisto di ho messo da parte questi soldi, ho messo da parte dopo tanta fatica e voglio farmi un autoregalo costoso, il mio primo autoregalo o comunque qualcosa che desideravo da tanto tempo, allora è importante pensarlo veramente bene e scegliere qualcosa che puoi utilizzare il più possibile. Questo a mio modo di vedere. Secondo consiglio, che va forse un pochino più a gusto personale, quindi potresti non essere d'accordo e ci sta, però l'ho provato sulla mia esperienza, quindi sento la necessità di inserirlo, ed è quello di scegliere di fare un investimento su un qualcosa che sia un po' basic, un po' timeless. Questo perché? Perché mi è capitato appunto, poi non ho mai sbagliato fortunatamente fino ad adesso, proprio perché, come ti dicevo, non ho mai investito poi alla fine su un pezzo così tanto importante che mi è costato tanto, ma mi è successo di mettere un po' nella mia wishlist
borse soprattutto molto particolari. Borse magari della stagione, ti metto qualche esempio, mi piaceva moltissimo questa Balenciaga, mi piaceva molto questa Louis Vuitton, questa Prada. Quindi borse molto trendy, borse del momento che in quell'attimo mi piacevano davvero tantissimo e magari le vedo e mi piacciono, ma se dovessi pensare oggi di averle in mio guardaroba direi cavolo, ma le userei pochissimo perché alla fine sono delle borse talmente tanto trendy, talmente tanto appunto la moda del momento che non lo so, sì, mi piacciono per 6 mesi, ma dopodiché probabilmente mi stuferebbero. Quindi dico, meno male che non le ho comprate, perché ad oggi non mi rispecchierebbero nemmeno così tanto. Ci sono borse che mi parlano molto di più e che effettivamente preferirei avere molto di più nel guardaroba rispetto a queste. Comprare dei pezzi, secondo me, timeless, quindi che non passano mai di moda e che possano soprattutto rispecchiare perfettamente il tuo stile, è importantissimo. Quindi nel momento in cui stai comprando qualcosa, chiediti sempre se quel pezzo secondo te a lungo andare ti può annoiare. Lo so che è un po' difficile perché dici come faccio a saperlo. Per questo è anche molto importante non comprarlo appena uscito, secondo me, ma aspettare quel tot di tempo che ti permette di capire se effettivamente ti piace o se sei soltanto un po' condizionata perché l'hai vista molto in giro o perché la vedi così in un primo momento e dici wow. Terzo consiglio è quello di valutare molto bene il materiale, le rifiniture e il colore. Questo è fondamentale, quindi valutare il materiale di ciò che stai comprando. È un materiale che si rovina? È un materiale che invece può durare nel tempo? È un tessuto che si rovina facilmente? O è un tessuto che invece ci assicura di poterlo portare tanto e spesso? Il colore è fondamentale secondo me, sia per quanto riguarda le borse, sia per quanto riguarda le scarpe e sia per quanto riguarda l'abbigliamento. Scegliere il colore corretto è importantissimo, sia quando parliamo di tinte neutre, perché dobbiamo valutare bene che quel cappotto, quella giacca, quel top possa essere sempre utilizzato, indossato e non ci metta dei paletti nel suo utilizzo, quindi non dobbiamo avere paura di indossarlo, di sporcarlo, di utilizzarlo per determinate occasioni. E la stessa cosa per le rifiniture magari delle borse, delle scarpe, le rifiniture anche dei gioielli, vedere se è possibile che ci siano pezzi che saltino facilmente come possono essere brillantini, strass. Per questo è molto importante anche leggere le recensioni. E qua passiamo al punto successivo, secondo me fondamentale. È importantissimo leggere le recensioni su quel prodotto, guardare video su ragazze e donne che hanno comprato determinati accessori o capi che anche a te interessano. Questa è una cosa che spesso viene sottovalutata, spesso non si guardano determinati video o si guardano un po' con invidia, ma secondo me invece sono dei video molto utili perché la persona ti dà la sua esperienza personale su quell'acquisto e secondo me è davvero fondamentale quando si parla di certe cifre, perché è davvero un peccato, e questo l'ho provato io in prima persona, spendere dei soldi, anche che siano quei 300 euro, su un qualcosa che poi si rovina. L'ho provato in prima persona perché ho comprato un paio di orecchini Chanel tanti anni fa, e i classici orecchini a bottone con le due C, ma con gli inserti in perline e cristalli. Quelle perline, quei cristalli saltano costantemente, ma dopo 6 mesi neanche di utilizzo veramente sono immettibili, e nonostante il servizio sia gratuito di poter portare gli orecchini a far riparare, nonostante sia gratuito e sia molto utile, il problema è che si tengono gli orecchini per 3-4 mesi. Inoltre si vede che l'orecchino è stato riparato perché c'è tutta una colla verde intorno alla perlina che è brutta da vedere, e in più salta nuovamente. Quindi se dovessi tornare indietro, quegli orecchini non li comprerei mai. Purtroppo non avevo visto video, non avevo letto recensioni su questi orecchini, che invece è pieno su YouTube o comunque su internet, dove parlano del fatto proprio che orecchini di Chanel, di Dior, che hanno perline, diamantini, cristalli, saltano costantemente.
Quindi è inutile spendere anche soltanto 300 euro, che per alcuni può essere una spesa esagerata, per altri può essere una spesa sciocchina. Io li indosso comunque perché mi piacciono, ma onestamente vedere che mancano le perline, se uno ti guarda l'orecchino da vicino si vede, è brutto. Però che devo fare? Io non ce la faccio più, l'ho già provati a riparare 3 volte e onestamente se si sono tenuti in tutto un anno praticamente non posso. Mi dà fastidio. Un altro esempio che mi viene in mente sono le Louboutin. Le Louboutin sono delle scarpe super amate, super desiderate da tantissime donne per il nome, per l'immagine, ma una donna su 20 riesce a portarle perché sono delle scarpe scomodissime per la stragrande maggioranza delle persone. Quindi chiediti se valga la pena investire 800 euro su un paio di scarpe che non puoi indossare quasi mai. Poi se sei quella persona su 20 che può indossarle, benissimo. Però quasi tutte le recensioni o comunque i pareri che senti sono di queste scarpe belle ma immettibili. Sempre attenzione ad informarsi bene, questo vale anche per le borse. Per esempio c'è la borsa di Saint Laurent che io non ho comprato proprio perché avevo letto tante recensioni, tanti pareri. La classica borsa, quella portafoglio con tracolla, che appunto si dice, tante persone dicono che tutte le rifiniture in pelle si rovinano e va via la pelle, lasciando un po' quella cosa che sembra anzi un prodotto estremamente low cost, quindi perché andare a spendere 800 euro anche là su una borsa che si rovini? Piuttosto non la compro. Ultimo consiglio che ti do è quello di pensare che molti accessori di lusso, molti capi di lusso possono acquistare valore nel tempo e questo è importante nel caso tu li volessi rivendere. Però devi informarti bene perché non tutti i pezzi di un brand acquistano valore, non tutto ciò che appartiene alla Maison Chanel, non tutto ciò che appartiene alla Maison Saint Laurent acquista valore nel tempo. Per esempio io sono una grandissima amante dei gioielli, mi piacciono tanto e molto amante anche del brand Tiffany. Nonostante io da Tiffany abbia comprato sempre le cose più basic che ci possano essere, quindi braccialetti, collane, orecchini, anelli in argento, comunque anche quei pezzi acquistano veramente tanto valore. Ad oggi un anello che io avevo comprato a 200 euro adesso sul sito costa 520, quindi davvero sono dei gioielli che poi puoi rivendere e appunto guadagnarci. Ma se oggi io volessi rivendere gli orecchini di Chanel non ci guadagnerei assolutamente nulla. Uno, perché appunto sono rovinati. Due, perché comunque da Chanel ciò che acquista valore sono le borse. Le borse, quelle classiche. Quindi non le limited edition, non la borsa della stagione, ma i gran classici. E questo vale un po' per tutte le Maison, anche per esempio per l'abbigliamento. L'abbigliamento, non lo so, da Burberry, quello che acquista valore è il trench, capo iconico della Maison. Quindi chiedersi sempre quali sono i pezzi iconici, chiave della Maison e capire, fare una piccola ricerca se quel capo, quell'accessorio acquisisce valore nel tempo. Questo ti aiuterà a capire cosa fare se un giorno ti dovessi annoiare. Ci guadagneresti su quel capo, su quell'accessorio, oppure lo rivenderesti alla metà del prezzo? Detto questo, questi sono un po' i consigli che io mi sento di darti, un po' in generale. Fammi sapere appunto tu se hai qualche consiglio da dare, che hai provato in prima persona o comunque hai avuto esperienze, hai sentito esperienze. Io ti ringrazio per aver seguito questo video, ti ricordo di lasciare un like e di iscriverti al canale e noi ci vediamo al prossimo.